Dunque, il libro del segreto, è un libro originale, eccentrico, molto ambizioso. È scritto attraverso degli aforismi. Le pagine del libro, per esempio, non sono numerate e questo sta a indicare la dominanza dell'aforisma rispetto alla struttura narrativa che generalmente ha la pagina. Perché originale? Perché libri di questo tipo è molto difficile trovarli. Io francamente non ne conosco, se non devo andare indietro nel tempo a grandi filosofi, forse questo Nietzsche lo conoscerete tutti, fino ai presocratici, dove la comunicazione filosofica veniva attraverso gli aforismi. No, è una questione di educazione, perché giustamente qui stiamo presentando un libro e se uno vuole ascoltare, ascolta, se no non può pensare di essere qui a mangiare e basta, perché Melanie mi ha appena detto che chi sta parlando non riceverà il piatto con il cibo. No, me l'hai detto tu, no? Quindi strutture aforismatiche che cercano di realizzare una trama narrativa. Io volevo leggervene uno solo per darvi un'idea dell'indiscutibile abilità che c'è nell'utilizzo della parola. Come non ci sono i numeri delle pagine, bisogna trovarli. E così, se qualcuno prima di mangiare vuole aprire il libro, guardate, 122. Adamo palpò la polpa della sua pancia, popolandola di preistoria, con la spinta spenta da un tempo che stona, con le note ataviche d'antichi canti. Ci vuole abilità per dominare la parola in questo modo, ci vuole una grande abilità. Poi che cosa voglia dire? E qui, come tutti gli aforismi, è aperto a una serie di possibili interpretazioni che non arrivano mai ad una definitiva lettura e interpretazione. Guardate l'altro. Lui le amò l'anima d'isola esile che si legò all'asola d'un ago bucando il lago dell'illimitato. Ecco, la struttura del libro è questa fondamentalmente, un linguaggio che cerca una penetrazione sul senso delle cose senza arrivare mai a una definizione del senso. Ecco perché è ambizioso, perché poter raggiungere una sottolineatura di questo tipo quando si scrive un libro bisogna avere molto, molto coraggio, anche l'editore deve avere molto coraggio per pubblicare questo libro. È appunto costruito su tre strutture che in realtà rimandano ad una unica. È una visione che l'autrice ha di tipo metafisico-cosmologico. L'avete visto anche in questa breve lettura che ho fatto dei suoi aforismi, poi lo potete vedere. E in questa visione cosmica ha al centro delle figure bibliche, cioè Adamo ed Eva, il paradiso terrestre e l'Apocalisse. Quindi questa sarà la prima cosa che chiedo, perché questo tipo di tripartizione, che poi forse è quello che io non avrei fatto. Si è fermata la prima parte dei primi 200 rotti aforismi, c'è una spiegazione ed è, secondo me non era necessaria la spiegazione alla fine. Non è necessaria perché rompe un po' l'incantesimo di una scrittura che è capace di dominare bene, non c'è più da fare. Poeticamente domina la lingua, è come se io dovessi fare la parafrasi di una grande poesia. Ha senso? Sì,
scuola media, media superiore, io voglio capire nel mezzo del cammin di nostra vita che cosa significa. Ma una volta che io ho compreso nella sua complessità il linguaggio dantesco, non c'è più bisogno di questo tipo di lettura, di interpretazione. E infatti si ferma alla prima parte, ecco, non perché la seconda e la terza di per sé si capiscono, no, non è vero. Non è vero che dando la spiegazione della prima parte si capiscono. Secondo me la seconda, fatto bene fermarsi, allora se ci si ferma lì volutamente, ma non come scritto nell'introduzione perché si capiva, no, perché così è stato dato, come dire, una traccia, un solco. Poi uno, se vuole, cammina come gli pare, cammina come il suo sentimento, il suo cuore lo porta. È un libro fatto col cuore, cioè un libro che ha, come vi dicevo prima, una centricità molto ambiziosa di riuscire a comunicare attraverso sentimenti, fondamentalmente sentimenti che il linguaggio ripropone. Allora ecco, adesso finisco con un'altra notazione. Io chiederei perché il segreto, perché la crucialità della tematica biblica e poi questa sottolineatura che io non l'ho letta, come ha fatto lei, sui suoi disegni. Il tratto è bellissimo, cioè veramente il tratto si vede di chi ha fatto accademia, cioè l'Accademia di Belle Arti di Venezia, e di chi sa dominare attraverso il segno la comunicazione espressiva. Però, ecco, rispetto a quello che lei diceva, è totalmente, dal mio punto di vista, è scollegato, non collegato, scollegato alla parola. Vedo che sono proprio due mondi, due linguaggi completamente diversi. Da un lato uno fortemente aforismatico e quindi con tutta la complessità di senso che questo comporta, dall'altra parte un linguaggio espressivo attraverso il disegno fortemente comunicativo. Infatti prima dicevo che poteva essere un tratto molto interessante, oggi vanno molto di moda i graphic novel, e fare un graphic novel attraverso questo tipo di segno, perché è molto convenzionale e molto innovativo nello stesso tempo. La convenzionalità la si vede nel desiderio di non trasgredire mai il senso di una comunicazione, deve essere quello e io ti disegno quello. Però in questa sua amalgama c'è la possibilità continua di uscire fuori da quella precisazione, di segno. Probabilmente questo potrei anche porlo come una questione. Forse questo sono, ci vedo due mentalità, forse mi sbaglio, ci vedo due anime. Una che vuole abbracciare il lettore, dirgli guarda, secondo me il mondo è questo, secondo me l'amore è questo, secondo me l'amicizia è questa, secondo me la bellezza è questa. Quindi è molto normativo. Dall'altra parte invece sulla parola dice quasi al lettore, senti, io mi spiego in questo modo, tu capiscila come vuoi. Va bene? Prego. No, appunto, io ho fatto la domanda. La prima perché questa tripartizione con i temi biblici, quindi la perché la parola segreto. La seconda questione è perché la scelta di questa soluzione espressiva attraverso l'aforisma. No, aspetta, la prima, perché io non ho tutta questa memoria. Allora, a parte di sapere a memoria il libro. E dunque, a parte il fatto che mio padre mi ha cresciuta con la Bibbia in mano, nel senso che